parlarvi di un nuovo prodotto che è uscito da qualche settimana sul catalogo dell'Avon. E questo prodotto è abbinato a un altro prodotto, anch'esso uscito da poco. E volevo parlarvi dei suoi abbinamenti, delle mie varie prove che ho fatto e quindi dei pro e dei contro, cioè di come mi sono trovata bene io con uno o con l'altro, e adesso vi spiegherò meglio di cosa si tratta. Allora, il nuovo prodotto dell'Avon è semplicemente lo smalto Magnetic con la sua palettina con il magnete, la calamita, ok? E gli smalti sono in vari colori, non ce n'è tantissimi, però comunque ce n'è. E niente, io allora sinceramente partirei subito dalla palettina, dalla calamita e decisamente pollice in su perché mi sono trovata veramente bene e molto molto più comoda rispetto a tante altre calamite che ho provato. Ecco qua, il disegno che ho preso io è quello con la stella, ecco qua. Questa è la palettina come si presenta. Qua c'è la calamita, da questa parte c'è il disegno di come viene poi sullo smalto. E vedete questo? Questo qui praticamente è un comodissimo, diciamo, una mezzaluna che viene appoggiata in questo modo e quindi sì, guardate, non si rischia di toccare l'unghia e la distanza è perfetta proprio per l'effetto. Perché comunque se si tiene troppo lontano non viene, se si tiene troppo vicino c'è il rischio di toccare comunque lo smalto, se si sta troppo vicine. E invece facendo così rimane proprio l'altezza giusta. In più avendo questo bastoncino piuttosto lungo è anche molto comodo, veramente. Rispetto alle calamite della Pupa, eccole qua, queste sono quelle che usavo io prima, che effettivamente hanno anche loro una specie di mezzaluna qui, però in realtà bisogna mettere o tenerla in questo modo. Ecco, quindi non so se riesco a farvi vedere, appoggiare questa parte qui sopra, sulla nocca, diciamo, o anche un po' più in giù, però io non lo so, ma nel 70% delle volte rischio sempre di toccare l'unghia, andare a rovinare lo smalto e quindi dover toglierlo e rimetterlo di nuovo. Non mi sono trovata proprio tantissimo bene. Un'altra calamita invece che a differenza dello smalto che è quello che ho su, lo smalto è favoloso, ma la calamita non l'ho trovata per niente, comoda perché lo smalto è della Laila, ecco qua, bellissimo, un colore fantastico ed è, vediamo se riesco a trovare dove, eccolo qua, il 15, Glamour Lilla, ok? Bellissimo, veramente. Però la calamita è qui sopra sul tappo. Ora, a differenza di quello della pupa, che l'effetto è questo, vedete qua, comunque voi lo teniate, l'effetto verticale verrà comunque sempre nello stesso modo. Invece qui, essendo che la riga unica, le righe verranno in verticale sì, ma in base a come muoverete il tappo. Quindi se voi mettete lo smalto e poi una volta magari per sbaglio lo mettete per così, vi verranno in diagonale, vi verranno in verticale, vi verranno in orizzontale, cioè non riuscirete mai a fare delle linee proprio in tutte e 10 le unghie precise. Quindi l'ho trovato un po' scomodo in realtà, perché insomma bisogna essere veloci, bisogna mettere lo smalto, prendere la calamita o guardare attentamente che la calamita sia messa nella posizione giusta. Cioè è un po' troppo un pasticcio, mentre invece, quindi bocciata, mentre invece per quanto riguarda lo smalto, favoloso, promosso al 100%. Quindi quello che io ho sopra, adesso non so se riesco a farvelo vedere bene, comunque è l'effetto, non riesco bene, comunque è l'effetto che ho ottenuto con questo smalto e con questa calamita. Mentre l'effetto che io avevo ottenuto con lo smalto dell'Avon, ok, lo smalto, il colore è il Spilling Brown Green, ok, l'effetto che io ho ottenuto tra questo
E questo non mi ha assolutamente, ma proprio zero, molto molto poco, mi ha deluso veramente tanto. Io non so se magari il colore, proverò a prendere un altro colore, sempre della stessa linea, e provare di nuovo. Però sinceramente due volte l'ho messo questo e usando quella sua calamita, cioè dell'Avon, mi ha proprio deluso, non, è stato un po' sotto alle mie aspettative. Mentre promosso anche... lo smalto calamita, sempre effetto magnetico, ecco, della Pupa, con questa. Questa che comunque io ho questa qui con le stelline, però c'è anche con le righe così, sempre dell'Avon, con questo effetto, ok? Quindi questo è tutto. Io ho dato la mia opinione su tre varie marche, tre varie calamite, tre vari smalti effetto magnetico. Non lo so, penso che opterò comunque per ancora una prova con un altro smalto dell'Avon e sempre la calamita dell'Avon. Poi per il resto, ripeto, sono rimasta veramente molto soddisfatta di questi due usati con questa. Per quanto riguarda lo smalto dell'Avon, invece con la sua calamita, due volte ho fatto l'esperimento e due volte mi ha dato un po' una delusione. Con questo è tutto. Se avete qualcosa da dire in proposito, se anche voi avete fatto vari esperimenti, avete provato anche altre marche di calamite o di smalti effetto magnetico, scrivetelo nel box qui sotto, fatemi sapere la vostra e con questo vi saluto, un bacione a tutte. Ciao!